comunità di strada in diocesi di Mazara del Vallo è nata dopo che ci siamo accorti che alcune donne sono presenti sulle nostre strade. Con un gruppo di volontari della diocesi in Caritas abbiamo preparato un convegno per sensibilizzare la popolazione a questo problema. Da lì, soprattutto nel territorio di Castelvetrano, siamo andati di settimana in settimana così semplicemente ad incontrarle. Nel frattempo facevamo momenti di preparazione, di verifica, di confronto fra di noi, guidati da chi fa questo servizio, questo accostamento già da anni a Palermo e in altri territori. Il gruppo attualmente è composto da 7 persone, 4 donne e 3 uomini, e settimanalmente a turno, in 2 o in 3, andiamo in mattinata, le donne le incontriamo in mattinata per un saluto, un piccolo dono della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, una bottiglietta d'acqua. Questo ha aperto un attimo la possibilità di dialogare con loro. Le ragazze che ci vedono sono contente, sono disponibili, sono sorprese del nostro incontro, della nostra, diciamo, gratuità, nostra semplicità con cui parliamo con loro. Si lasciano abbracciare, si lasciano incontrare. Quando si riesce si parla della sofferenza che vivono in questa situazione, una situazione pericolosa per loro. Ed è il momento anche in cui, che insieme possiamo dire ti affidiamo al Signore. E loro, anzi, capita che intonano un canto in inglese o nella loro lingua per invocare insieme il dono dello Spirito Santo o la protezione di Dio Padre su di loro. Il volto di queste ragazze esprime ti dice tutto, cioè in loro c'è tristezza, anche se dietro quel sorriso che loro esternano c'è quella, si nasconde e si vela quella tristezza, quella disperazione, quell'angoscia che loro si portano dentro. E quindi come si può far finta di nulla? Questa è la cosa che... come si può far finta di nulla? Il compito nostro non è quello di toglierle dalla strada, certo. Se c'è da parte loro una richiesta e una loro volontà a uscire fuori da questo giro, noi siamo pronti ad accoglierla questa richiesta. Di settimana in settimana sono stupite che noi ritorniamo, ma sono sempre molto desiderose di vederci. L'incontro dura pochi minuti per ciascuna. Cerchiamo di incontrarle personalmente, a volte sono in 2, a volte in 3, si chiacchiera un po' insieme, ma ciò che più conta è che ciascuna possa incrociare uno sguardo che sia più personale. Alla fine ci salutiamo con una benedizione e con l'offerta di quel poco di acqua che può ristorare, ecco, questa loro fatica quotidiana. Ribaru, ribaru, piano piano arriva.